episodio su Pokémon Rubino Omega. Io sono il vostro caro Giulio, come sempre vi chiedo, se vi va, di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace a questo video per supportare. Chiamiamolo il mio lavoro, è un termine grosso, però sempre e solo se vi va. E oggi appunto continuiamo l'avventura in Pokémon Rubino Omega con il terzo episodio di questa serie. Partiamo caricando la nostra partita. Eravamo arrivati a Ferruccipoli, abbiamo cambiato la nostra squadra, abbiamo tolto Zigzagoon, abbiamo messo Slakoth e ora dobbiamo tornare un attimo indietro a questo ricordo incredibile per parlare con il pescatore che c'è qua in fondo prima di entrare a Ferruccipoli, perché se non ricordo male lui dovrebbe farci uno scontro. Essere deboli a attacchi d'erba che al momento non ho, perché anche Seedot non penso proprio che abbia assorbimento, vero? Nope. Info, pazienza e rafforzatore, non c'è assolutamente d'aiuto al momento. Proviamo con Tailoff, lo sanno tutti, sono l'esperto di Pokémon tipo acqua, cosa non mi conosci? La sfida di Flaviano pescatore, manda in campo Magikarp. Dovrebbe essere una sfida semplice, Magikarp non dovrebbe aver mosse al di fuori di Splash. Tailoff mi viene da dire che essendo un uccello che quindi può tranquillamente anche acchiappare i pesci, gli attacchi volanti mi vengono a dire che siano efficaci contro i pesci, contro il Pokémon acqua. Ma noi per scrupolo un focale energia lo facciamo e successivamente facciamo un backup. Vediamo come va. Non male, e abbiamo fatto un brutto colpo. Magica fa sempre uno splash che non succede nulla, quindi è veramente una lotta gratis e sono degli XP gratis. Siamo contenti. Tra l'altro un secondo brutto colpo di fila, wow, pazzesco. Riceve 60 punti exp, vengono divisi, si sale di livello, impara crescita che ancora non ci è molto utile, sarà Magikarp e noi non cambiamo. Potremmo tranquillamente ripassare tutta la squadra in questa lotta, ma sarebbe una perdita di tempo incredibile. Andiamo via così, che va benissimo. Peccata, brutto colpo, caspita, sono 3 su 3 brutti colpi, attenzione. Vediamo, 4, altro brutto colpo, pazzesco. Adesso però voglio provare, anziché peccato, a fare un attacco rapido. Vengono condivisi gli exp, sarà ancora un Magikarp, ovviamente non cambiamo. E proviamo un attacco rapido, vediamo. Lotta, attacco rapido, e via. Quanto male li facciamo? Metà. Mi sta bene, sempre splash e non le abbiamo fatto colpo critico, attenzione. Vai, e anche qua nessun colpo critico. Ok, magari attacco rapido non può fare critico, chi lo sa, chi può dirlo. Tailoff è salito intanto a livello 11, io felice. Attacco più 2, velocità più 2, meraviglioso. Punti esperienza vengono condivisi, nessun altro sale di livello. Flaviano, l'esperto di pesci, ha fatto un po' una brutta figura. Pensavo di non essere così male, ma devo essermi sbagliato. E vinciamo 224 soldi. O pochi dollari, probabilmente. Oh, abbiamo delle bacche qua, attenzione. Prendiamoci le nostre bacche e ne piantiamo di altre. 4 bacche sulla bacca, pianta bacchiglice. Queste qua sono bacca arancia. Sono ancora baccarazzi.
se dai un rapido artiglio, ma me lo spieghi anche, se dai un rapido artiglio di un Pokémon, a volte può attaccare per primo anticipando il nemico, puoi dargli molti altri strumenti dei Pokémon. Questo argomento richiede molto studio. Sulla lavagna sono descritti i problemi di stato che i Pokémon possono subire durante la lotta. Quale argomento vuoi leggere? In realtà non ho voglia di studiare, c'è lo scritto. Assegnare questo rapido artigli a Taylor non ne ha tanto bisogno, io direi. Intanto al nostro diamo la poicina, che non mi sembra che non abbia poi così tanta velocità. Ok, visto rapido artigli preso e di qua non c'è nulla, ritorniamo nel nostro sentiero principale. Abbiamo qua il centro Pokémon qui dove siamo già stati, e questo il signor Tagli, immagino, mi dia l'MN01 Taglio. Egregio signor Tagli, quell'espressione determinata, quella scioltezza, una squadra di Pokémon ottimamente allenati. Sei sicuramente un allenatore esperto, grazie. No, aspetta, non dire nulla, mi basta guardarti in viso, sono sicuro che farei buon uso di questa MN. Forza, prendila, non essere modesto. Egregio signor Tagli, la ringrazio per l'MN01, Taglio. Contiene la mossa nascosta, Taglio, che può essere usata fuori dalla lotta per tagliare gli alberi spinosi. Per poterlo usare dovrei prima conquistare la medaglia pietra. Sta bene, però possiamo utilizzarla comunque in battaglia. Mio padre ha contribuito all'espansione di Ferruccio e ha fatto usare Taglio e i suoi Pokémon per disboscare il terreno. Insomma, signor Tagli, non una cosa di cui andare troppo. Resiste, attenzione. Ah, perché ha vigore. Perché ha vigore, d'accordo. Nemico usa azione e ci toglie 3-4 PV. Visto che però hai 2 di vita, ti faccio un'azione e non spreco un pistolacqua. Ciao Geodud, alla prossima. Mio caro bullo, attendo la tua seconda scelta. Dopo però che mio Mudkip è salito di livello.
e sarà sempre Geo. Tu vuoi cambiare? Assolutamente no. Vai, prossimo. Lotta. Ci lanciamo un pistolacqua. Cattivo, cattivo. Boom. E questo invece senza vigore. Ci saluta. In un one hit kill. 115 punti exp divisi. Schifo. Nostro madre.
nostro Malekip. Yes. E facciamo un bel pistolo acqua cattivo. Vai Malekip. Vabbè, il tuo rafforzatore, mio caro Nospas, è inutile contro il mio attacco speciale. Sei resistente, super efficace ma resistente. Aia, aia. Ah ma dai, pensavo peggio. Velocità di magia diminuisce. Ma noi abbiamo visto l'acqua e siamo ancora più veloci di Nospas, nonostante la roccia tomba. Ancora super efficace, un'altra roccia tomba. Probabilmente adesso diventeremo più lenti di Nospas, anche se non è detto. E via, col secondo. Esatto, siamo più lenti di Nospas, resistiamo. E il nostro Nospas ci saluta. È super efficace, Nospas nemico, non ha più energie. Bene così. Riceviamo un bel po' di exp, sito tank, sito sale 12. Condivide esperienza, condivide Slagot sale all'8. E abbiamo sconfitto Petra. Si vede che ho ancora tanta strada da fare. Mia cara, sì, posso confermare che è ancora tanta strada da fare. Allora, secondo le regole della Lega Pokémon, agli allenatori viene conferita una medaglia se sconfiggono un capo palestra. Ti prego di accettare questo riconoscimento ufficiale della Lega Pokémon, la medaglia pietra, da Petra. Make sense to me. Molto bella la medaglia in 3D, che carina. G riceve la medaglia pietra da Petra. Grazie alla medaglia pietra, i tuoi Pokémon usare la mossa taglio fuori dalla lotta. Inoltre i Pokémon fino a livello 20 seguiranno diligentemente le tue indicazioni, compresi quelli ottenuti tramite scambi. E per finire ti prego di accettare anche questa, l'MT39 roccia tomba. Molto bene, l'MT39 contiene roccia tomba. Questa mossa inflige danni scagliando rocce sull'avversario e ne fa diminuire la velocità. Usala usando l'MT. Pokémon immediatamente le MT possono essere usate tutte le volte che vuoi, quindi non farti problemi a utilizzarla. Questa meccanica è diversa dai primi episodi in cui le MT si rompevano e non potevi più utilizzarle. Boom, boom e via. Molto bene, che bellezza. Attenzione, la nostra recluta del Team Magma ha fatto qualche danno. Ridammi la merce Devon. Un povero scienziato che fa rincorrere questo teppista. E tu chi sei? Nuova persona. Ehi, bella medaglia di palestra di Ferrocivoli. Fratto le medaglie, secondo me è la più bella. Ah, tutto qua. Ok, dobbiamo prima cosa insegnare taglio a un nostro Pokémon, perché sicuramente ci serve. E lo può imparare per fortuna solamente Slagot e va benissimo. Hai attivato la macchina nascosta, contiene la mossa taglio. Vuoi segnarla a Slagot? Slagot impara taglio. Bene così. Attacca il nemico con artigli o falci affilate fuori dalla lotta. Si usa per tagliare piccoli alberi. Benissimo. Allora ci andiamo a curare la nostra squadra dopo aver ottenuto la nostra prima medaglia. E poi continuiamo alla ricerca della merce Devon. E la cos'è questo qua? Cambio di inquadratura. Va bene, va bene. A lei, infermiera Joy, faccia lavorare la macchina al posto suo per ricaricare la vita dei nostri Pokémon. La ringrazio. E ripartiamo per la nostra avventura. IPIA. Che bellezza. Avanti. Andiamo a dare una mano a questo povero scienziato. Che succede? Oh, sei tu. Sei quell'allenatore bravissimo che mi ha salvato nel Porco Petalo. Aiutami, il Team Magma mi ha derubato. Devo riprendermi la merce Devon, altrimenti saranno guai seri. Come mai che c'è un X qua? Tunnel scocciatoio in via di completamento. La scrittura del cartello è cancellata. Da una grande X in vernice rossa. Ma pensate. Fatto apposta. O magari c'è lo zampino del Team Magma. Comunque noi siamo nel percorso 116 e qua abbiamo uno strumento da recuperare, che è una bellissima pozione. Sempre comoda anche a questo livello.
Scopriamolo. Lotta. Confusione. Vai. Attacco speciale. E gli fa gran male, super efficace, ma non è sufficientemente cattivo. Il nostro macho si prepara a fare un colpo critico, ma noi siamo più veloci. E di conseguenza è stato bello, macho. Che carino anche lui. L'ho fatto molto bello. Razza riceve 117 punti exp e sale anche lui alla doppia cifra. Facciamo dimenticare Ruggito. No, non bloccare, grazie. Premuto il tasto sbagliato. Fai dimenticare Ruggito. Acqua terra, eccolo qua. Marstomp diventa ufficialmente più tipo acqua terra ed è quindi immune agli attacchi elettrici. Strabella questa cosa. Pokémon acqua, fango, acqua terra. Molto molto bella. E tu qua cosa hai scritto? Fatalità, lo sapevano, ma allora Pokémon, cambiamo il nostro Mashtomp e lo mettiamo avanti, ci mettiamo il nostro Ralts, che ha uno strumento. Che strumento ha Ralts? No, è il simbolo, giusto, è il simbolo della mossa che ha teletrasporto, possiamo teletrasportarci al Fai piglia mosche. Pokémon coleottero, anche se qua secondo me ti faccio un bel confusione. Ci rimani sotto, vediamo. Frampole. Secondo me ti faccio un po' di male. E abbiamo qua Ralts. Vai Ralts, fatti valere. Hai tutte le possibilità per fargli gran male. Confusione. Boom. Oh, molto bene. Mille bave, mi rallenta. La velocità di Ralts, ma niente di così impressionante. Abbiamo ancora più velocità di lui, perfetto. Non ha più energie e andiamo, si vola. Condividi exp, va bene, sarà ninkata. Io ci azzardo sempre un Ralts. Ah, potevamo giocarsi un Tail of, va bene, la prossima, se mai sembrava, esatto, tre Pokémon. Vai sempre confusione, mio caro Ralts, mi cade più veloce e ci fa un sanguisuga, nessun problema. Boom, anche qua. Oh, sei anche confuso, benissimo. Vai Ralts, un'altra confusione, credo in te, mi cade confuso, usa graffio, va bene, potevi forse salvarti con un sanguisuga, ma forse no, in realtà. Bene così, non ha più energia. E l'ultimo Pokémon, a sto punto veramente ci giochiamo il nostro Tail of. Prossima scelta sarà Silcoon. Yes, cambiamo. Ci giochiamo il nostro Tail of questa volta. Che con un attacco tipo volante mi sa che facciamo veramente un one kill. One hit kill.
verso questa signorina, che sicuramente è un'allenatrice. Oh yes. Vedrai che forza è il mio adorabile Pokémon. Chi hai tu? Chi è questo tuo adorabile Pokémon? E perché dovrebbe essere più adorabile dei miei? Beh, senza dubbio di Mushroom. Oh, Meryl, molto carino. Meryl, Pokémon d'acqua, quindi ci andrebbe un bel attacco erba, che autunno che non abbiamo. Quindi io proverei con un confusione. E non gli fa proprio un piffero. Doccia scudo. Si rilassa recuperando metà dei propri PS massimi. Abbiamo, ripeti, taglio, spadiglio e graffio. Graffio lo terrei, ripeti. Togliere, ripeti, dai. Complica bersaglio a ripetere l'ultima mossa. Va bene così, va bene così. Sconfitto Antonella. Pupà, sei un gradino sopra di me, grazie. Lo so, cara. Visto che diventerò il campione di questa regione. Un incontro casuale, inaspettato, ma sta bene per fare un po' di exp. Ninkada, molto carino. Ninkada che si evolve in Ninjask. Un super bello Ninjask. E ancora più la versione spettro con una HP. Allora, Ninkada, tu mi sarai utile per fare un po' di exp. Con un confusione dovremmo salutare. Forse sì, forse no. Quasi. Il tuo rafforzatore non mi spaventa neanche un po', mio caro, perché il mio attacco confusione è un attacco speciale. Boom. È stato bello, ciao Ninkada. Boom, 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 boom. Vengono condivisi con gli altri Pokémon. Andiamo di qua, su, destra. Proseguiamo, proseguiamo. Qua abbiamo il nostro amico che ha Pokémon tipo roccia e anche qua possiamo provare, sempre con confusione. Fammi indovinare, un Geodude. Non l'avrei mai detto, guarda, ma proprio mai, 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 mai. E oltre a essere deboli, dovrebbe essere deboli anche all'acqua, all'erba.
7 punti exp condivisi. A posto. Che stanchezza, perdere faticoso. Addirittura, mio caro. Molto bene. Allora, tu sei una persona con cui parlerò dopo, ma prima voglio passarti qua. Usiamo taglio, assolutamente sì. Questa cosa non l'hanno valutizzata. Qua abbiamo un allenatore che voglio assolutamente sfidare. Alla scuola degli allenatori si imparano moltissime cose. Voglio provare a metterle in pratica. Mi sa che dovrei studiare di più, sai. Parte la sfida di Jerry Scolaro. Vado in campo Ralz, attenzione. Abbiamo un Ralz contro un Ralz. Incredibile. 10 contro 11, bella lotta. Facciamo confusione, vediamo quale di due. Il mio usa confusione, gli faccio poco, non è molto efficace, ma fallisce. Sì, mio caro, fallisce per forza. Proviamo incantavoce, sono curioso. Mossa folle, però ancora stella, non puoi scappare via. È a livello 10, non hai solamente teletrasporto. Accidenti. Va bene, non ha più energie, molto bene, vinta anche questa, easy peasy. Vengono condivisi, sconfitto Jerry, ciao Jerry. Ho battuto la fiacca a scuola, è per questo che ho perso. Stella, se mi usi solamente del trasporto in una lotta che non ha alcun effetto, mio caro. Allora, di qua, abbiamo questa ragazzina, studia a scuola e studio anche mentre vado a casa. Vediamo se è vero, ma dubito. Omar è semplicemente Karen. Karen Scolara, attenzione. Va bene. Allora, Shroomish, se ci faccio un confusione, cosa mi dici? Vediamo. Ti faccio un po' di male, ma niente di che. Questa è stata una bella mossa, però devo essere sincero, perché è paralizzante. Io te lo giro anche a te. Allora, a questo punto, visto che siamo un po' messi male, mandiamo in campo il nostro Poicina, che è una bella mossa di tipo fuoco che gli dà fastidio al nostro Shroomish. Dai Poicina, un colpo e ci siamo. Immaginavo che avesse qualche abilità che con gli attacchi fisici ci dava o veleno o paralisi. Va bene. Poicina è salito di livello, livello 13, attacco speciale più, difesa speciale più. Segugio, cosa fa Segugio? È una mossa di tipo buio, no, normale. Chi la usa rende i Pokémon tipo spettro vulnerabili. Non mi interessa. Assolutamente sì. Blocchiamo l'apprendimento e andiamo avanti. Vengono condivisi. Sarà Wishmore. Wishmore è un Pokémon di tipo acqua. Io ci gioco un Tailove. Vediamo se mi ricordo giusto che Wishmore è un Pokémon di tipo acqua. Acqua-terra, mi sa. Vediamo.
persone può impararmi qualcosa di serio. Forse impara a semitraglia, potrebbe essere, o sei tipo coleottero. Nazraf, Nazlif. Yeah. E. Ti prego, oh, voglio lama. Sì. Una mossa seria, finalmente, grazie. Ci voleva l'evoluzione, accidenti. Mamma mia, che soddisfazione, finalmente una mossa di tipo erba. Recuperiamo le nostre bacche, ne bandiamo di nuove. Prendiamo l'oggetto, ci andiamo a recuperare la vita. Tra l'altro, a sto punto con teletrasporto al centro Pokémon e poi ritorniamo di qua. Mamma mia, ragazzi, che battaglia. Piantiamo una bacca, abbiamo poche bacca liegie, allora io farei una bacca stagna e una bacca liegia a sto punto. Tac, tac, tac. Vuoi piantare una bacca? Sì, piantiamo una bacca liegia, che me l'abbiamo piantata un po' dappertutto, e dopo torneremo a raccoglierle. Facciamo un'annaffiata di qua, un'annaffiata di qua, e siamo a posto. Non esageratamente importante come strumento, ma noi prendiamo il nostro Ralts e usiamo teletrasporto per teletrasportarci al primo centro Pokémon, all'ultimo centro Pokémon visitato, che è proprio qua a Ferruccipoli. Molto bene. Non ho neanche visto l'animazione, mi sono distratto, o no? È la classica comunque che ruoti su te stesso, sta bene. Egregia dottoressa, le chiedo di mettere in sesto i miei Pokémon. La ringrazio. Che un paio sono paralizzati e mi dà particolarmente fastidio. Grazie. Tornerò. Per forza di cose. Sarò obbligato a tornare. Nel mentre ritorniamo al nostro piano originale, che è completare questo percorso. Madoschia, che scatto incredibile. Cos'era? No, cos'era? Era la cutina che saltava fuori. Ninkada, non mi interessi. Vai, Ralts, distruggi. Non mi dà fastidio lasciarlo lì, facciamogli un incantavoce, dai. Ralts usa incantavoce. Gli facciamo gran male. Usa sanguisuga, il nostro Ninkada. Si ricarica un po' di vita. Dovrebbe essere sufficiente.
Sono uno stolto, potevo usare il trasporto di nuovo, vabbè, fa lo stesso, fa lo stesso.
Nessun problema, lo facciamo fuga. Via, in cala, non mi sei comodo in questo momento. E quindi, passiamo di qua. Ehi, scienziato, dove sei finito? Eccolo qua. Ho la tua merce. Hai la merce, devo, non ce l'hai fatta, l'hai recuperata, sei un allenatore eccezionale. Per ringraziarti, ti darò una mega ball, una. Che gentile che sei. E adesso, per favore, saresti così gentile da seguirmi? Certamente. Devon S.P.A. Giusto? Pa-pa-ra-pa-pa-pa. Ti trovi al secondo piano della Devon S.P.A. L'ufficio del nostro presidente è su questo piano. Anche il campo si va avanti, ok? Non trovo le parole per esprimerti la mia gratitudine. Puoi aspettare un attimo solo, torno subito. Aspettiamo. Ragazzino di 10 anni che viene inglobato nella più difficile situazione del mondo. Il nostro presidente ti vuole parlare, ti prego, seguimi. Combatte criminali aerospaziali. Prego, accomodati. Buongiorno, buonasera, buon tutto. Sono Pierangelo Petri, addirittura. Chissà in inglese come si chiamava. Presidente della Devon S.P.A. Ho sentito parlare di te, ci hai salvato per ben 2 volte. A una persona meravigliosa come te vorrei chiedere un favore. Dovresti sapere che sono un presidente molto magnanimo. Non potrei mai chiederti un favore senza offrirti qualcosa in cambio. Per favore dammi il tuo multipokenav per un momento. Chi mi dai? Il signor Petri aggiorna il tuo pokenav. Ora è disponibile la funzione Navitalk. Vabbè. La funzione Navitalk che ho aggiunto è indispensabile per gli allenatori che vogliono partire all'avventura. Ti permetterà infatti di ricevere in qualsiasi momento notizie aggiornate dal mondo e di rimanere sempre in contatto con i tuoi amici. Detto questo, veniamo al favore che volevo chiederti. Vorrei che consegnassi questa lettera a un ragazzo di nome Rocco che si trova a Bluruvia. Ci ottiene la lettera. Metti la lettera nella tasca strumenti base. Per raggiungere Bluruvia dovrai attraversare il mare. Ho già avvisato il signor Marino, un marinaio che vive in un cottage lungo il percorso 104. Passa a trovarlo e ti darà una mano. Allora conto su di te, se dimentichi qualche dettaglio, torna pure da me. Direi a questo punto che andiamo dal signor Marino e concludiamo il nostro episodio. Pa-pa-pa-pa-pa. Questo qua è il piano 2, piano 1, dove l'uscita? Siamo arrivati. Oh, che bello. Alla base. Allora. Oh, c'è Vera. Un'altra. Mi sfugge come definire queste cose. Cutscene. Oh, ciao G. A che punto sei con il Pokédex? Io me la sto cavando piuttosto bene. Ho preso dei Pokémon nel bosco Petro. Ma ora ho finito le Pokéball. A proposito, nel bosco Petro ho incontrato il signor Marino. Grazie. Penso che stia tornando al suo cottage sulla spiaggia nel percorso 104. Forse non lo conosci perché ti sei trasferito qui da poco. Ma non lo conosco. Ai suoi tempi, il signor Marino era un marinaio rispettato da tutti. Lo so, mia cara. Adesso però facciamo così. Facciamo un cambio Pokémon. Ci mettiamo il nostro Tailoff. Ordina al posto di Nuzleaf. Salviamo e andiamo dal nostro marinaio. E una volta arrivati, concludiamo il nostro episodio. Purtroppo dobbiamo andarci a piedi perché non abbiamo ancora volo o qualcosa di simile. Andiamo di qua, pa, 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 pa. Il teletrasporto ci trasporterebbe in quel centro Pokémon di Ferruccipoli. Andiamo di qua, pa, 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 pa. Questi sono tutti gli allenatori che abbiamo già devastato. E passiamo dal bosco. Cos'è questa icona? Preparati, Metakiff. Ah, Bosco Petra lo sfida ancora. Ma dai, si possono sfidare ancora gli allenatori, che figo. Ma quindi se ci ripasso di fianco mi richiedono di sfidarli? Scopriamolo. Intanto
così tipo erbo a menta molto bene. Ho dei miracosseme e giornate strumenti da dare Pokémon. Quindi, prima di dimenticarci, andiamo sugli strumenti. No. Dove sei? È qua. Miracosseme, è qua. Dai, a sto punto lo diamo a Nuzleaf, che è l'unico che potrà sapere Pokémon mossi tipo erba. Quindi abbiamo fatto benissimo, no bene, a passare di qua. Questa è una roccia. Ah, è morbida in tanto. Mi stai nascondendo qualcosa. Va bene, abbiamo trovato un'altra Mega Ball. Very good. Andiamo giù di qua. Pa, 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 pa. Ovviamente un incontro casuale di un Pokémon che sarà di livello talmente basso che appunto non ci interessa. Tale of scelgo te, ma penso che skipperemo questa battaglia. Non ne vale la pena investire del tempo. Questa battaglia, appunto. Oh, abbiamo un altro strumento, ma non prima dell'ennesimo incontro casuale. Ehi, un Fumble. Ma anche questo non ci interessa perché poi si evolve in un Cascun. Niente, niente. Ciao, Fumble. Scappiamo, scappiamo. Come se avessimo paura, che con un colpo ti buttavamo giù. Qua abbiamo uno strumentino da prendere. Attacco X. Cose che probabilmente non utilizzeremo mai in questa run. Boom. E di qua si scherzavo, di qua si esce dal nostro bosco e si raggiunge la casa del signor Marino. No. Sì. No, sì, no, no, sì. Ah, è la sfida secondaria, ok. Oh, 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 oh. Ecco. Zigzag con incontrato che skipperemo totalmente. Ciao Zigzag, è stato bello. Siamo usciti da un'altra parte, pensate. Siamo arrivati. Direi quindi di fare X. Salva. Salviamo. 3 ore di gioco, perfetto. Ha salvato il gioco. E con questo, ragazzi e ragazze, vi ringrazio per essere rimasti fino a questo momento. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e ci vediamo come al solito al prossimo video. Un buongiorno, una buonanotte e un buon tutto dal vostro.